The Barrio is the black one with all the spikes. What's the one? Beh, però sai, magari la patisci meno. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Torino Trails. Qui è sempre Ruben e oggi vi parlo da una casa un po' speciale perché è la mia casa di Aosta. È il primo video che faccio sulla Val d'Aosta, dato che sto lavorando qui ad Aosta da 2 mesi. Oggi vi porto a fare un Alpine Tour con i ragazzi di Aosta Valley Freeride. Cos'è l'Alpine Tour? È un giro alpino, quindi uno shuttle ci prenderà da The Place, un bike hub fighissimo qui ad Aosta. Vi lascio tutti i link in descrizione sia di Aosta Valley Freeride che di The Place. Uno shuttle ci prenderà da The Place, ci porterà su in un posto che non so perché è a sorpresa, e da lì inizierà il giro. Probabilmente ci sarà un pochettino di portage e ci saranno dei sentieri alpini, quindi shuttle solo una volta a salire e poi si pedala, si fa portage e vediamo quello che verrà. Secondo me sarà molto molto figo perché le montagne della Val d'Aosta sono pazzesche. Avremo come guida Lorenzo Suding, quindi 5 volte campione italiano di downhill, una volta campione italiano di enduro, istruttore, coach di mountain bike praticamente in tutta Italia, quindi saremo, devo dire, ben guidati e spero che il giro sia figo, ma ne sono praticamente sicuro. Io, come vi ho già detto, vi lascio tutti i link qui in descrizione, poi iscrivetevi al canale. Finisco di preparare l'attrezzo, lo zaino eccetera, perché dato che andiamo su devo portarmi anche giacca, maglia di ricambio eccetera, e andiamo. E siamo partiti dopo 40 minuti di transfer, siamo a Champignon, non Champignon. Siamo arrivati al rifugio, c'era la 44esima festa degli alpini, che erano già belli allegri alle 10 di mattina. Non è molto, 20-30 minuti hike. Carry from here. Okay, I carry from here, because it's pretty steep, it's like this. You good? Yeah. You can rest the top tube on your... Take the crank with your right hand. Over. So you guys can continue, I'll help. C'è solo una strada? Nah, yeah, it's only one. Ok. Just stop every once in a while. E via. Il portage, pronti via. Allora, sta succedendo la cosa che succede quando uno mente sul proprio livello. Perché giustamente l'agenzia, quando tu lo prenoti, ti chiede che livello sei e ti dà varie opzioni. Quando prenoti un giro di questo, c'è francamente espresso che dovrei fare del pedalato, del portage, motivo per cui io ad esempio ho messo un livello medio avanzato. Invece nel gruppo ci sono degli australiani che dalla prima discesina con 2 rocce hanno fatto a piedi, al primo portage hanno iniziato a fare non l'ho mai fatto. E allora dico, non fregare sul tuo livello di riding, perché poi chi ce l'ha a male sono io, che ho pagato dei soldi per fare questa cosa, e anche l'agenzia. Perché l'agenzia vedrà i propri clienti, sia chi è troppo affaticato, sia chi è stato rallentato, lamentarsi. Per cui non fregate sul livello di riding. Ah. The Barrio is the black one with all the spikes. What's the one? That's... Stiamo facendo questo bel traverso allo Champignon. Vieni qua. Is everyone all right with exposed I'm stuff? Okay there, yeah. Hey? I'm okay there. This is good. Sta per finire il traverso e poi inizia la discesa. Niente, momento di paura per Blake, che pensavamo fosse morto. DNF for Blake. Wow!
I am fucking... I think those fucking tires are gone. Pretty long. Go. Quello che succede quando non guardi lontano, quello che succede quando non guardi lontano. Stretti qua sopra, Ti è piaciuta questa discesa? Sì. Bella, vero? Sì. Il bosco è... Si tornantini qua sopra. Belli. E un po' non li ho chiusi. Cazzo, tu fai uno spress della Madonna. Sì, intanto mi messo con la spalla così, Intanto mi scende, dico. Ah, it's the 24, è il 24 questo. Mangiare abbiamo mangiato, siamo andati una pizza a Le Trouble, che in inglese si dice Troubles, ma nel paese si chiama Trouble, Le Trouble. E adesso facciamo un altro paio di sentieri al pomeriggio. Quello di prima era il 24A, molto bello, un po' di switchbacks molto strette che non ti aspetti, e ora si sale. Qua stiamo seguendo l'acquedotto, allontanandoci da Le Trouble in direzione Aosta. Dovremmo fare qualche sentierino a questa altezza qua e poi vediamo se il gruppo ne ha. Forse ci andiamo a fare mezza chaligne, altrimenti viriamo su qualche sentierino di discesa per Aosta. La temperatura è perfetta perché ci sono 23 gradi ed è agosto, grande, nonostante non siamo ad un'altezza incredibile, e quindi direi che è molto piacevole. Molto scenografico questo fiumiciattolo che scorre accanto al sentiero. Questo anche in gravel non deve essere male. Rocks! Io qui vado molto molto al leggio, perché l'erba è alta, non si vedono le pietre, ci sono tornanti all'improvviso, come è successo prima. E oggi non mi sento molto confident, devo dire. It's tight! Che figo sto posto. Non male Aosta, ragazzi, non male.
Ehi, super tricky one questa. E lì c'è la Cogne, siamo praticamente ad Aosta. Ah, lì c'è la Cogne, sì. No? Yeah, that it's trail? It's just down. There's from one there. I think he's taking you on from that, there. Yeah. There's also one if you ride to Schavenzod. Uh huh. There's another black trail down there. Sangrato. I'm not sure. It's a rocky one. Yeah, yeah. It's Sangrato. It's really good. I've done the rientro. It's the free ride from the road. Oh yeah. Yes, but it was very sandy. It was unrideable. Abbiamo lasciato qualcuno da The Place, adesso ci andiamo a fare il 21B, facciamo una singola risalita con la cabina via. Dovete attraversare un paio di catene messe dai proprietari a caso, perché non possono chiudere il sentiero dato che è un sentiero regionale. E adesso ci andiamo a fare il 21B, mai fatto, guidati da Lorenzo Suding. Insomma, non male. Yeah. Lorenzo è già andato, molto riconoscibile la sabbia di Pila. Dico. Finissimo, dai, è tutto così. Ti c'è va. Un sacco di linee da scegliere poi. Dobbiamo stare attenti. Lo so, perché se scegli quella... Lo so. Sono in aria, adesso devo vedere il cazzo a terra. No, la prima volta non la alzo da terra. Però è figo, adesso è figo, però è fighissimo, è proprio mondiale quando piove. Quando è un po', quando non è così sabbioso, immagino. È spaziale. Sì. Spaziale. When you get here... I'll go and you guys can wait a little bit because it's so dusty, okay? Okay. Just have some room and see. Okay. Ho detto di prendersi spazio e vedere, perché ovviamente è roccioso. Get bruised on your knuckle, but now that's because of this, bro. Yeah, I rubbed my knuckle on me. Fuck, this thing sucks. Yeah. Oh, bro, that hurts. Hey, that's all right. Here, yeah. Yeah. Beh, però, sai, magari la patisci meno. Mamma che stile che ha, ma che stile pazzesco. Quanto fai di dislivello? 1000? Sì, 800. Vai, da pila 1002. Sì, poi sì. Sarà 7-800 sarà. Sarà 800, sì. Perché non guardo mai, perché no, ma neanche io, però 500 possono sembrare 1000, sì. Come 1000 potrebbero essere una merda. Yeah, man. Questa è un po' troppo allegra quella lì, era rocciosa con una linea da guardare, un po' troppo allegra, non wise, diciamo. Bello quel pezzo. Yeah. Mi piace quella roba lì, entrarci.
Ah, adesso qua mi ricordo, sì, ero I was arrived here and I lost myself because I said so you did get here. Yes, but not through this. Oh. So going up I went some way there. Oh, you did another one. Yeah, someday yeah, where sure but it was one. A very fast trail without any turns, nothing. Oh, no way. Right? Yes. From Ozan. Hey, or else I'm gonna hurt myself. Wait. Wait, it's two. Right after this little descent here, it's just 100 meters. You gotta stay right. You gotta get set up wide to the left, and then get a low gear because it goes up for a little bit. And then okay. Molto bene, molto molto bene. Adesso andiamo a The Place. Beh, direi giro niente male. Stamattina mi ero un po' preoccupato perché sul primo portage c'era stato un po' di problema. Poi devo dire che la situazione è nettamente migliorata, quindi giro assolutamente approvato. Poi Lorenzo è una guida della Madonna. Mi ha schinnato in faccia, mi ha svrappato, mi ha saltato in faccia. Sono stato fortunato a potergli stare dietro, quindi bene così. Poi iscrivetevi al canale, mi raccomando, farò ancora un giro con Aosta Valley Freeride, sarà lo shuttle tour, quindi shuttleremo e vi terrò aggiornati dalla Valle d'Aosta con altri video.